Ciao ragazzi, buongiorno, sono Andrea. Oggi vi porto un video con tutti gli highlights delle mani giocate tra aprile e maggio nei miei streaming su Twitch sul canale Tahiti75 underscore poker. Saranno mani simpatiche, mani in cui ho vinto dei tornei, mani in cui ho randato bene, mani in cui ho randato male, situazioni di stress o situazioni di emozione. Insomma, sarà una cosa molto carina da vedere, spero che la guarderete fino in fondo. E se alla fine il video vi è piaciuto, mettetemi un like e se volete i nuovi aggiornamenti, mettete una subscription al canale, sottoscrivete il canale e avrete gli aggiornamenti. Ci vediamo alla fine. Ciao ciao. Apertura da là. Non mi piace neanche flattare con Ace Queen suited, anzi. Push a duon, questo che ha asso jack ora, eccolo lì. Boom, 8-8. Dai con l'assino di prima. Su, jack, asso, Q, basta. E vamos che me la ridate. Vamos che ci siamo. Madonna, come mi sento bello caldo. Madonna, come mi sento bello caldo stasera. Sento il calore. Ora svappare ragazzi, ci vediamo tra poco. Pronti e carichi, mi servite stasera. Dai, 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 dai. Fluido show. E noi lo shippiamo facile sto ticket. Nemmeno io bleffo mai. Vamos. Fatto. Già fatto. Pick indolor. Dai, anche prima della pausa, ragazzi, così vi mando a letto in serenità. Senti le cippettine come arrivano dal Taitone? Apriamo 10-10. Ittiamo set. Mettiamo 34. Faccio all-in, Crisbus, un qualche qualsiasi cosa. Raisa, flash draw lo bloccano, quindi ovviamente qui flatto e basta. Tre indifferente. Lui pusha. E almeno sto pot lo vinciamo. Pushiamo all in all'explosive. Torneo da 100 di iPoker. Explosive Sunday. La giocata di Crispus ci sta perfettamente col suo 10. Sono stato fortunato in questo caso che lui abbia hittato il 10, ma non fortunato prima a perdere la sala secondo 9-9. Però poker è così, andiamo avanti. E non ci lamentiamo. Smetti di lamentarti, cazzarole. Stai un po' zitto. E che palle, oh. Asso K contro Jack Q, perdiamo anche questo. Asso K. Abbiamo 32 blind. Veniamo. Ma non so, chiama. Gambliamo.
Nel frattempo, no, dai, ma perché fai queste E noi lo shippiamo facile sto ticket. E prende 2K, le K Jack, volete che qui vinco io? Vamos ragazzi, vamos che ci siamo, vai che siamo in Portogallo. Oddio che flop brutto, oddio che flop brutto, non voglio vedere! Non voglio vedere, e si va in Portogallo! E si va in Portogallo! E si va in Portogallo! GG, Simo Pasqua. E si va in Portogallo! Vamos in Portogallo! E sento il fluido che mi porta il Portogallo, il Portogallo! E il Portogallo si va, che si espande il nostro fluido, tutto il Portogallo, mi sento felice, mi sento muy felice! E ora scende la moglie Micazia. Hai ragione, ho vinto un ticket e mi sono un po' emozionato. Buonasera a tutto il pubblico del poker. Questa sera vogliamo vedere le skill del nostro pokerista, come si dice? Andrea, vieni qui con me, vedete come ho questa piccola lanterna. Lido, Lido, oh my god, speriamo che stasera giochi bene perché sotto questo profilo non si batte chiodo. Arrivederci a tutti. Nemmeno io bleffo mai. Frattate, Jack 3. Diciamo da assi più bassi del nostro. 1250. Ficcato, ridance. Però questo squeeze 50, sapete che qui quasi quasi lo chiamo questo. 34-22 squeeze 50, 3 bet 16. E ragazzi, io qui la gamble. Vai, vamos. Posso foldare.
preso pieno, preso pieno. E andiamo, ragazzi! Andiamo! Analisi della mano di ieri giocata al Sunday Evening, late stage. Apriamo da UTG con 50 blind, ci flatta big blind con anche lui 58 blind. Apriamo 2,2 per BB flat, settiamo, andiamo in continuation bet al flop. Lui chiama, al turn ne faccio una molto grossa e lui fold. Molti hanno avuto opinioni diverse in chat, l'ho messa su più solver per vedere. Ho impostato il range di apertura mio con un tipo un 14%, 14,5%, questo è il range di apertura OTG. Vado veloce perché non farvi la noiosa. Il suo range di call è questo, ho messo ovviamente alcune 3-bet, le mani più forti, alcuni bluff con cui lui può 3-bettare, il resto le flat. Da big blind aveva un range di flat molto ampio, giustamente. Ho impostato il board, le size a 50 blind, eccetera eccetera, non mi dilungo. L'action va così, lui checka e deve checkare il 100% delle volte ovviamente. Nel momento in cui lui checka, noi abbiamo una bet col 100% del nostro range, come è giusto che sia su questo board K5-2. La size scelta è una via di mezzo tra un 25% pot e un 33% pot. Questa è impostata 33% pot, ora io non so se conoscete più, ma comunque ho impostato 20, 33%, 80% come size del flop. E lui mi sceglie la 33, che è quella che ho fatto io. Mettiamo 33% pot, lui avrebbe un range di raise con IK, alcuni check raise in bluff. Non credo che abbia questo range di raise su questo flop, credo che piuttosto che lui flatti un K forte indicativamente, a vedere come gioca il field. In ogni caso lui chiama, esce al turn una, non mi ricordo che è uscito, il 10 a fiori mi sembra, sì, il 10 a fiori, esce il 10 a fiori al turn. Al turn lui ha sempre un check al 100% del 6, vedete, check 97%, quindi lui checka. E mi è stato obiettato che avrei potuto checkare, avrei potuto bettare meno, però io ero abbastanza sicuro della mia bet, infatti Pio la mette in una 5-5, continuation bet, vedete che è viola scuro, e viola scuro vuol dire addirittura, io ho impostato come size al turn 33%, 80% o anche 110%, e lui ti fa bettare addirittura in over bet. Perché questo? Perché lui ti mixa la bet per valore con 5-5, con asso-asso o con asso-k suite, asso-k, quindi tutte le bet per valore te le mixa con i bluff, quindi per esempio 8-7 che è un gutshot, no nemmeno un gutshot, te la mette in bluff, cioè lui sapendo il valore che hai nella tua mano ti mette in bluff e la size di questa di questo bluff la fa grossa, quindi per valore io sono andato grosso, addirittura lui ha overbettato flop e quindi per me è una nice hand. Ciao ciao. Ci mettiamo Iannino. Ci manda la vasca. Vamos ragazzi, c'è il fluido, c'è il fluido. Ce l'abbiamo il fluido? Asso 7. Ce l'abbiamo il fluido? Ce l'abbiamo il fluido? Vamos. Vamos. GG Lattasi. Good game. $830-940 e invece se vinco più di 1050 mi fermo lì. È stato bellissimo, sto morendo.
mettiamo Iannino. Ci manda la maschera. Vamos, ragazzi. C'è il fluido, c'è il fluido. Ce l'abbiamo il fluido? Passo 7. Ce l'abbiamo il fluido? Ce l'abbiamo il fluido? Love. Vamos. Vamos. GG Lattasi. Good game. Se siete arrivati a guardare fino in fondo, siete dei grandissimi, dei grandissimi. Vi arriverà un fluido della Madonna. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Se volete gli aggiornamenti sui nuovi video, mettete la sottoscrizione al canale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao da Andrea.